Dottoressa Martucci, giornata mondiale della salute mentale, che significato oggi? Oggi si celebra, oggi è il 10 ottobre, si celebra, come diceva, la giornata mondiale della salute mentale. È un evento molto importante che si celebra già dal 1992, quindi sono più di 30 anni che nel mondo si celebra questa giornata. Ha un significato ben preciso, un significato di sensibilizzare tutti, tutta la popolazione, sulla salute mentale. Salute mentale che è un concetto molto più ampio rispetto a quello che è il disagio mentale, perché riguarda tutti noi, riguarda tutta la popolazione, e perché per salute mentale si intende proprio uno stato di benessere sia psicologico che emotivo, nel quale una situazione nella quale tutti possano esprimere le proprie potenzialità e realizzare i propri desideri e realizzarsi soprattutto. Per cui è un concetto, ripeto, molto più ampio. Nello specifico, per quanto riguarda il Dipartimento di Salute Mentale, o comunque sia dell'USL 5, ma in tutto il mondo, devo dire, nel Veneto e in tutto il mondo, ha lo scopo, il senso di sensibilizzare la popolazione, di determinare, di facilitare anche, di coinvolgere tutti i portatori di interesse, tutti gli stakeholder, anche affinché si possa portare avanti un'inclusione sociale, portare avanti anche una lotta allo stigma, che è una qualcosa di molto importante e verso il quale bisogna porre una elevata attenzione e verso il quale non si parla mai abbastanza. Per cui ha il senso di conoscenza, di sensibilizzazione e di inclusione. Beh, innanzitutto è un significato di apertura dell'Accademia dei Concordi nei confronti della cittadinanza e anche nei confronti di questa giornata, che è una giornata estremamente importante perché il mondo è piuttosto vario e si vede che vi sono delle situazioni dove veramente ha senso di parlare di sanità mentale in senso lato. Sono particolarmente contento di ospitare l'USL di Rovigo. La dottoressa Martucci è una persona estremamente dinamica, per cui sono assolutamente sicuro che questa sarà una giornata che porterà un messaggio positivo ed anche un messaggio informativo ai cittadini di Rovigo.